Non offendere chi non è brutto sempre. Puoi andare. Allora, l'amico Orazio... Aspetta che ne è partito. Devi pigiare leggermente forte, lì, con quella cosa che c'hai lì sotto. No, a posto, vai. È partita? Sì. Perché vedi, certe cose partono ma non ritornano. Certe cose partono, ritornano, e certe cose vanno. Senti, ti ricordi quel bellissimo film in cui con Sofia Loren, in cui si vede un treno che va a grande velocità e nessuno lo riesce mai a fermare? Sì, sì. Chissà dove è andato a finire questo treno. Penso che abbia The locomotion. Penso che abbia raggiunto in cielo il buon Gesù. Sì, sì. E tu, è probabile. Il treno. Perché cioè, il treno che va a grande velocità, nessuno lo ferma, dove va? Uscito dalla ruota della terra, poi dove va? Va in cielo, dove va? Certo. Viene aspirato ai cieli, magari raggiunge la luna. Quindi, cari amici, io sono qui pronto per parlare di una cosa molto interessante che i nostri amici dovrebbero... Effetto Doppler. Esattamente, che gli amici dovrebbero conoscere... perché sicuramente conoscono il nome di Sallustio, il grande storico della congiura di Catilina, il grandissimo storico della guerra di Giugurta. È uno storico coevo con quell'epoca eccezionale che è stata appunto l'epoca che va da Giulio Cesare a Augusto. Tant'è vero che Sallustio pare che sia morto nei dintorni della battaglia di Azio, che conosce la storia dell'antica Roma, o meglio ancora... Quindi della... attorno al 40 dopo Cristo è morto. No, no, la battaglia di Azio non è dopo, non è 40 dopo Cristo. Avanti Cristo. No, avanti Cristo. La battaglia di Azio si è svolta da Ottaviano contro Marcantonio e Cleopatra. 40 avanti Cristo. Ma che scherzo, no. 40 avanti Cristo, e se no ci hanno assassinato Giulio Cesare, ma scherzerai. Avanti, su. 32. Battaglia di Azio, non ne parliamo adesso perché non vabbè, è quello non che me ci ricordo interessa. Vabbè, è importante. Poco dopo la battaglia di Azio, Ottaviano diventa Augusto. Può essere 30 avanti Cristo? Sì. Ah sì? Sì. Ah, perché Augusto è diventato, Ottaviano è diventato... È diventato Augusto attorno al 30 avanti Cristo. Ma chi è? Sì, fate vedere. Non è vero. Fate, poi ci scommettiamo. Vabbè, ma io sono pronto anche a andarlo subito a vedere. Guarda, lo dico subito. No, vado lì alla mia enciclopedia, c'è l'enciclopedia. Sì, ma no, è meglio, fa vita. Vabbè. Oh. Dai. Lo vuoi cercare lì? No, tu vai avanti. Allora, leggiamo un pezzo di questa meravigliosa storia che è veramente indicativa che la storia è sempre la stessa, i fatti sono sempre gli stessi e l'umanità è sempre composta a testa di cazzo. Non esistono differenze. Tanto è vero che qui Sallustio riporta il discorso alla plebe di Macro, tribuno della plebe. Allora, questo Macro obiettivamente non lo ricorda nessuno, ma probabilmente non lo ricorda nessuno perché ha detto alla plebe delle cose che è meglio che non, la gente non lo ricordi, perché ha detto alla plebe quello che esattamente è la plebe, lo è sempre stato, lo è oggi ugualmente, capito? Il discorso è sempre lo stesso. Ha fatto la fine di tutti quelli che hanno avuto la damnatio memoriae, a incominciare da Caligola, che si era permesso di fare una riforma monetaria, di Nerone, che si era permesso di fare una riforma monetaria a favore dei cittadini, quindi la damnatio memoriae sistematica, anche di Giulio Cesare, il quale Giulio Cesare è stato ucciso proprio perché intendeva portare fino in fondo la riforma monetaria. E allora leggiamo quello che dice Macro alla plebe. Se voi, o cittadini, non foste in grado di distinguere esattamente la differenza fra i diritti lasciatevi dai vostri antenati e questo servaggio impostovi da Silla, io avrei avuto bisogno di molte parole per mettervi al corrente delle ingiustizie che spinsero più volte la plebe ad armarsi
e a far secessione dal Senato. E per battaglia spiegare, di Accio, 2 settembre 31 avanti Cristo. 31 avanti Cristo. Fate servire da un'altra. Allora, bravo. Non mi ricordavo, ricordavo 32, ma è 31. Ecco. Fu io una pensavo... battaglia navale che concluse la guerra civile tra Ottaviano e Marcantonio, quest'ultimo sì. era alleato del regno tolemaico d'Egitto di Cleopatra, eccetera, eccetera. Ero convinto che fosse molto dopo. E quindi è grave questa mia convinzione, perché significa che ci sono 30 anni buoni di potere di Ottaviano. 38 anni ha regnato Ottaviano. Sì, vabbè, ma ci sono 38 anni, 30 anni buoni di potere di Ottaviano, in cui ha esercitato il potere con la massima tranquillità, perché certo, prima di diventare imperatore a tutti gli effetti, beh, io non me lo ricordavo, però era molto più vicino, me lo ricordavo 10 avanti Cristo, per dire. Vabbè, andiamo avanti. La plebe ad armarsi e da far secessione del Senato, e per spiegarvi come, a difesa di ogni suo diritto, essa sia riuscita a ottenere la creazione dei suoi tribuni, e qui si riferisce alla secessione della plebe al Monte Sacro, che noi ogni 21 aprile ricordiamo, andiamo... già, cominciamo a ricordarlo adesso, il 21 aprile noi saremo al Monte Sacro a commemorare esattamente, a festeggiare l'episodio la nascita di Roma, della rivolta, perché Roma è appunto la giustizia, è la giustizia sociale, la nascita dei tribuni, tribuno della plebe. Ora invece mi resta solo da esortarvi e da precedervi additando la strada per la quale, secondo me, si deve conquistare la libertà. Oh, questo parla un personaggio che è narrato da Sallustio, e qui presumibilmente è un personaggio dell'epoca di Silla. Quindi siamo come minimo nel 50, se non nel 60 avanti Cristo. 60, anche più, anche 70. Appunto, guerra tra Silla e Mario. Mario mi pare che muore. Mario muore nel 42, mi pare. Muore nel 42, quando aveva già finito. 42-48 avanti Cristo, quando aveva già finito, come dire, la sua parabola. Mi rendo ben conto quanto sia grande la potenza dei nobili, che io da solo, senza effettiva autorità, investito d'una parvenza di potere, lui è un tribuno della plebe, dovrebbe averlo il potere, m'accingo a spodestare. E so bene quanto nell'azione una cricca di malfattori sia più sicura che singoli incapaci di far male. Quindi ripetiamo che una cricca di malfattori sono molto più sicuri dei singoli incapaci di far male. Ma al di là della fiducia che voi mi ispirate e che ha trionfato ad ogni mia titubanza, sono fermamente convinto che per un uomo di carattere è preferibile affrontare rovesci lottando per la libertà che rinunziare ad intraprenderne la lotta. Assolutamente d'accordo. Beh, qui c'è un trattato di fierezza umana e di dignità umana, è questo. Tutti gli altri sono venuti dopo. Questi hanno aperto la strada alla storia vera. Eppure tutti gli altri magistrati eletti a tutela dei vostri diritti si sono lasciati allettare da favori, ma che strano, speranze o premi, e ogni loro potenza e autorità hanno rivolto contro di voi, plebe, popolo, preferendo venir meno al dovere per prezzo che compierlo senza guadagno. Oh, sembra vivere nell'Italia di oggi. Come no? È l'Italia di oggi, con i magistrati. Lo dicevamo prima, mentre aspettavamo l'autobus, è di una attualità unica, è proprio la verità spiccicata attuale. Così tutti ormai sono finiti sotto il dominio dell'oligarchia, che col pretesto della guerra, ecco perché nascono le guerre, c'è scritto qui, col pretesto della guerra si è impadronita dell'erario, dell'esercito, dei regni, delle province,
e con le vostre spoglie si è costruita il suo baluardo, mentre voi, che pur rappresentate la maggioranza, come un gregge vi lasciate asservire e sfruttare da pochi, spogliati di quanto v'è stato trasmesso dagli avi, fuorché del diritto di voto con cui ora vi date da voi dei padroni, come ieri vi sceglievate dei difensori, col voto vi create i padroni. È l'Italia di oggi, è l'Italia del Papa e di Matteo Renzi e del Boy Scout Matteo Renzi, eccola qui. Così tutti ormai sono finiti da quella parte, ma ben presto, se riacquisterete i vostri diritti, i più torneranno con voi, perché sono pochi quelli che hanno il coraggio di difendere le proprie idee, tutti gli altri stanno col più forte. Nel sistema democratico, sì, per cui un autore inglese diceva che la democrazia si esaurisce quando il popolo degli elettori ha eseguito il suo compito, certo, che è quello di eleggere, dopo non ha nessuna azione. Esattamente. I programmi vengono cambiati da parte degli eletti. Gli eletti fanno quello che vogliono. Guarda sul referendum per l'acqua. Guarda su tutte le altre leggi che sono passate come proposte di legge. I grandi limiti della democrazia, leggete, è un libro che è uscito recentemente. Andiamo avanti. Dubitate forse che qualche ostacolo possa impedire la vostra marcia, se avanzate compatti e concordi, voi che, anche fiacchi ed inetti, avete saputo incutere timore? A meno che sia stato qualche sentimento diverso dalla paura a spingere Gaio Cotta, il console espresso dal seno della nobiltà, a restituire alcuni diritti ai tribuni della plebe. E sebbene Lucio Sicinio, che per primo aveva osato parlare della potestà tribunicia, quando voi vi limitavate a mormorare, fosse stato soverchiato, tuttavia furono prima quelli a temere l'impopolarità che voi a dispiacervi dell'ingiustizia. Tutti si lamentano, nessuno fa un cazzo. Ma una descrizione di tagli d'aria. E poi ovviamente Macro, chi l'ha mai conosciuto Macro, e non si deve parlare di Macro. Di questa vostra indifferenza io non riesco a meravigliarmi abbastanza, o cittadini, perché voi ben comprendeste la inanità delle vostre speranze. Dopo la morte di Silla, che aveva imposto un'infame servitù, credevate che il male fosse finito. È venuto fuori un tiranno assai più crudele, Catulo. Sotto il consolato di Bruto e Mamerco è scoppiata una sommossa. In seguito Gaio Curione spinse la sua tirannia al punto di procurare la morte di un tribuno innocente. L'anno scorso avete visto con quale acredine Lucullo abbia marciato contro Lucio Quinzio, e infine che grandi agitazioni ora si vanno sollevando contro di me. E tutto questo sarebbe andato certamente a vuoto se quelli fossero stati disposti a por fine al loro dominio, prima che voi alla vostra acquiescenza, tanto più che nelle presenti lotte civili le parole cambiano, ma da entrambe le parti si combatte sempre per il dominio che si vuole imporre su di voi. E così, mentre gli altri obiettivi e Prodi. E così, mentre gli altri obiettivi variarono col vario disvampare di sfrenatezza, odio, avidità, uno solo rimase costante, perseguito da entrambe le parti: la potestà tribunicia, quell'arma che dagli avi era stata apprestata a difesa della libertà e ha finito con l'esservi strappata. L'avvertimento che io vi do e la preghiera che vi rivolgo è questa: fate attenzione e non adattate alla vostra ignavia i nomi delle cose, chiamando la schiavitù vita tranquilla. Lasciare che l'onta trionfi sulla verità e sull'onore, pur di godere della tranquillità, è prezzo inaccettabile.
si sarebbe potuto accettare se voi ve ne foste stati perfettamente tranquilli. Ora invece avete attirato la loro attenzione e, se non vincerete, quelli stringeranno di più i freni, perché ogni ingiustizia è più sicura quanto più è gravosa. Ma io che cosa deve dire uno di più? No, che deve dire di più uno storico. Singolare, il fatto che questo Sallustio, che noi abbiamo conosciuto a scuola, perlomeno chi ha fatto il liceo, sia stato limitato soltanto a delle banalità. Questo che uno che riporta aveva una percezione storica è una percezione politica. Beh, questo è il discorso di Macro, comunque lui riporta il discorso di Macro. Riporterà il discorso di Macro, ma lo riporta appunto con parole sue. Dettagliatamente. Qual è dunque il tuo pensiero? Potrebbe soggiungere qualcuno di voi. Anzitutto dovete smettere questo vostro metodo. Non più prontezza di lingua e inerzia d'animo, della libertà non dovete scordarvi appena usciti dall'assemblea. In secondo luogo, senza che io vi richiami quegli atti energici, il modo con cui i vostri antenati vi procurarono la creazione di tribune da plebe, vi aprirono l'accesso alla magistratura patrizia e resero i vostri voti indipendenti dall'autorizzazione dei patrizi. Siccome ogni forza o cittadini risiede in voi e avete il potere di eseguire o no... Avete capito? No, questo lo devono capire loro. Sì. È nella partecipazione attiva, è nella partecipazione anche proprio con l'animo, in tutti i sensi, che si prende la propria libertà. È naturale, e quelli altri si cagano sotto. Perché se non la difendi qualcuno la prende, non è che rimane lì nel vuoto, no? Inane, così, statica. La libertà o ce l'hai te o ce l'ha lui. Se non digrigni i denti, qui non fa un caso a nessuno, anzi, sono più contenti, come l'ha detto prima. Avete il potere, siccome ogni forza o cittadini risiede in voi e avete il potere di eseguire o no nel vostro interesse gli ordini che ora subite a vantaggio degli altri, state forse aspettando consiglio da Giove o da qualche altra divinità? Cazzo, quegli arroganti ordini dei consoli e decreti dei senatori siete voi o cittadini a renderli operanti? Con la vostra obbedienza e l'arbitrio a vostro danno vi affrettate da voi ad accrescerlo e favorirlo. Io non vi esorto a vendicarvi delle ingiustizie, ma piuttosto a desiderare la pace. Ne voglio, come essi accusano, le discordie, ma proprio alla loro fine. Le mie rivendicazioni io poggio sul diritto delle genti, e se essi sostineranno a negarcele, non vi proporrò di far ricorso alle armi né alla secessione, ma soltanto di non offrire più d'ora in poi il vostro sangue. Mantengono pure il sangue per l'impero. Mantengono pure ed esercitano a loro modo il potere. Si procurano i trionfi, si servano delle immagini dei loro avi per punire Mitridate, Sertorio e gli ultimi suoi compagni d'esilio. Mitridate il re del popolo. Esattamente, gli esclusi dal guadagno restino lontani dal pericolo e dal travaglio. A meno che con codesta legge frumentaria, e la famosa legge frumentaria che colpiva appunto quei poveracci, non si creda che di colpo ogni vostro gravame sia stato compensato. Con essa, del resto, hanno valutato la libertà di tutti i cinque mogi a testa, che certo non valgono più della razione di un carcerato. Comprati proprio con cinque mogi, che non valgono più della razione di un carcerato. E questi gli hanno dato quando è stato proprio poi li fregavano, facevano poi le cose. Però è vero che già all'epoca pigliavano il grano dalle varie province di Roma e le portavano. Come questo, infatti, nella sua scarsezza riesce sì a tenere in vita, ma debilita e invecchia. Così un aiuto tanto modesto non vi solleva dalle preoccupazioni di famiglia. Gli 80 euro dell'idiota che poi se l'è ripresi e quasi tutti. Mi sa che siamo qua attorno all'80 dopo Cristo. C'è Mitridate di mezzo, Mitridate di quell'epoca là più o meno.
le leggi, beh, Mitridate per me è nel 40, no, 45-40. Attorno all'80 dopo Cristo, ho letto qualcosa qualche tempo fa e mi ricordo che era più la guerra di Mitridate, cazzo, sì, Mitridate sì, era un ex... Era il punto, un ex, ed era quello che impediva il commercio attraverso gli stessi degli Dardanelli, perché controllava il Mar Nero e tutto il resto. È stato un grande alleato di Roma. E poi a un certo punto rompeva i coglioni. Sì, dopo voleva essere pagato. Era ricchissimo, sì. Sì. Una questione di famiglia. Anche se basta a tenere a bada con una tenuissima speranza, l'ignava di ciascuno di voi. Del resto, un tale aiuto, pur grande quanto si voglia, vi verrebbe offerto come prezzo di schiavitù. Che stoltezza non sarebbe cadere nell'inganno e... per quel che è vostro, sentirsi in debito di gratitudine verso chi vi opprime. Ma cazzo, questa è la descrizione della, dell'Italia dell'idiota Dostoevskij, Matteo Renzi, l'idiota di Matteo Renzi, lui. No, Dostoevskij. È certo. Puoi spostare leggermente quella bottiglia. No, scusa. No, dall'inganno... Dall'inganno bisogna che guardarsi. Casino stasera. Dall'inganno bisogna guardarsi che con altro mezzo né possano farcela contro tutti né ci proveranno. Ecco perché né proveranno, appunto, se non passa l'inganno, se non fate passare l'inganno, non ci proveranno più perché non hanno solo il mezzo per ingannarvi. Che cosa fanno adesso? No, adesso che fanno qua? Da noi in questa epoca che fanno? E per lui ha fatto l'inganno, gli ha detto male, no? E ha perso il 60-40. Agli altri gli ha detto bene, ai predecessori però. È 4-5 anni che siamo in questa condizione. Ah, certamente, è chiaro. Però lui se l'ha preso in culo perché, visto che erano tutti sottomessi, pensava, lui e i compari, quelli che lo manovrano, pensava che avrebbe vinto col referendum.